I did that job, you know, because when you're out there, it's adventurous. The sea is beautiful. A first-person point of view on the life of a national observer. From training to deployment, life on board has risks and joys. Let us take you behind the scenes of what this job means and how it is integrated within the institutional landscape of Mediterranean countries. Un lavoro che è un po' di dedicazione per me, che tu devi fare questo lavoro un po' anche col cuore, perché c'è anche un po' di responsabilità. Deve essere un persona, se facciamo una parola brevissima, integro. 8 anni fa abbiamo smesso di andare a pesca e ho cominciato a fare l'osservatore. Ho fatto l'osservatore nazionale e anche l'osservatore regionale. The main differences between the national and the regional observer are that the national ones work on board of towing vessels, while the regional ones carry out their activities on board of fishing vessels. In addition, regional observers are responsible for the bluefin capture document, known as BCD, and the ICAT transfer declaration, known as ITD. They also have to estimate the amount of fish caught by watching the diver's transfer video. On the other hand, the national observer only needs to double check and make sure that the correct documentation travels with the cage while towing. Well, we collect the data and it's up to the ICAT to modify, to calculate the population of the tuna. So they work on what we feed, on our feedback. The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas is an intergovernmental fishery organization responsible for the conservation of tunas in the Atlantic Ocean and its adjacent seas. It collects fishery statistics from its members and applies scientific models in order to estimate the amount of tunas available for sustainable fishing every season. Well, every year you learn something different, you know. Observation has to be focused. He has to work with the team. That is a must. He must respect the captain, the crew. You are one of them. Teamwork is essential, you know. You always have cooperation. It's in everybody's interest that we cooperate. Oceanus work is not only focused on operation and management activities. Oceanus Administrative Department is responsible for drafting and sending contracts, as well as issuing healthcare insurance documents. Dedicated staff within our offices in Marsloch and Naples handle all the accounting and office work, establishing active cooperation with our French associates at the headquarter office of Cofrepesce. Noi siamo Paola e Roberto e siamo qui a Malta per coordinare la campagna di pesca 2021 per il tonno e il pesce spada. E il mio compito è quello di contattare gli osservatori, far firmare loro i contratti e occuparmi di tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto più legale e amministrativo. E ovviamente manteniamo anche le comunicazioni durante l'imbarco nel caso in cui ci siano esigenze di vario tipo. E mentre Roberto si occupa della preparazione degli zaini, della gestione degli sbarchi e della data collection. A tutti gli osservatori viene dato uno zaino per rispettare i protocolli anti-Covid. Vengono date anche delle dotazioni di sicurezza come i giubbotti di salvataggio e tutti i sistemi di comunicazione che in caso di emergenza l'osservatore viene istruito al corretto utilizzo. Anche per le comunicazioni viene fornito un telefono satellitare e un dispositivo per il posizionamento in mare che è l'EPIR. Security at sea is of the utmost importance.
That's why in 2021, Oceana started a partnership with ISTC. Yeah, ISTC, or the International Safety Training College, we've been established for over 20 years now. We train people on how to respond in an emergency. And that could be professional firefighters, it could be people working in a range of industries. On the maritime perspective, the work we've been doing with Oceanus, I think, is a great example of that kind of, that more local, that kind of lower level seafarer experience, if you like. But that's the driving aim of ISTC, to make people safe. Observers are trained to know the ICAT recommendations and rules. Their main duty is to observe what happens on board and record it accurately in their logbook. They have to report every day's position of the vessel and communicate it to the department via satellite phone, as well as report about cage transfer, mortalities, biometric data samples on board, bycatches, and vessel sighting. Personally, the first time wasn't a very pleasant one. But then again, it was my first. So I had to adapt myself too. You got to be mentally stable, mind you, you know. You can't say, oh, I'm going to miss my family, I'm going to do that, because you won't make it. If you, stay at home, you know. If you don't like rough seas, you don't like getting knocked over, stay at home, you know. Don't complain. You know what your job is. In the last 2 years, training has been carried out online due to the COVID-19 emergency. During this phase, the candidate is instructed about ICAT guidelines and duties and educated about bluefin tuna and swordfish, biology, scientific analysis, and video evaluation. Once the test is passed successfully, the observer continues with the security course provided by ISTC. The observer is then contacted by Oceanus to arrange his trip, sign the contract, receive the equipment, and address any inquiries. He is now ready for deployment. Shared directly from the people that you, as an observer, can meet on your deployment. Io mi chiamo Pasquale Giorgio Giunta, sono italiano. Da 5 anni circa sono qui con la Fish and Fish. Faccio il capitano sulle imbarcazioni da rimorchio e da supporto. Io mi chiamo Cangemi Pietro, sono nato a Mazzola del Vallo. Avevo 12 anni. Wow. Io ho 65, ho fatto il conto quando sono. Poi ero con barchette piccole, più abituali, poi sono imbarcato con barchette più grandi. Il lavoro motorista è un lavoro troppo pesante, sia a mare che a terra. Sono Battista Ferreri, sono il direttore del motopesca della Visera. E a 2 anni che sono imbarcato su questa barca. Io sono dall'87 che sono ammazzato. L'87 che vado a mare. Io prima ho cominciato come marinaio, però ho fatto poco marinaio, 15 giorni, 20 giorni. Dopo ho passato come cuoco, 4-5 anni fuoco, e dopo ho fatto il secondo motorista, un anno e mezzo, e dopo ho preso la patente. Io ho 25-26 anni che sono un direttore di macchina. Del nome è Shaban Mokhtar, nato a Tunisi, hai 61 anni, vado a mare dall'81 che sono qua a Mazara come lavoro di Scareggi. Sul ruolo sulla barca io faccio il co-pesca. E abbiamo preso un po' di clandestini. Abbiamo fatto un sacco di sabotaggi anche grandi, questi pure. La vedetta ti dice dove dire a tale punto che ci sono, e dopo noi siamo pronti per cosa dicono loro, facciamo. E dopo a Lampedusa se ne vanno nel centro d'accoglienza. Il compito dell'osservatore penso che sia quello di vedere il lavoro che viene fatto, se viene fatto entro le regole dell'ICAT, e tenerne conto debitamente. Può essere d'accordo o non d'accordo e fare il suo rapporto all'ICAT.
Una volta a bordo tu fai parte dell'equipaggio, per cui io mi rendo responsabile anche di te, del tuo lavoro, eccetera, anche del tuo rapporto con gli altri, del tuo benessere a bordo. I've always gone on very good with all the crews. What do you think is the key? Be humble. What you need is to adapt, to respect all religions, all the safety boundaries, and we'll get along, you know. Well, 60 days. What's good and what's bad? Well, 60 days, I mean. 60 days, I've done 80, I've done 100. I like to stay long. To me, it's a job. It's normal for me. Because it's adventurous, you know. Quando c'è un altro tipo di vita, c'erano le barche di oggi, ora c'è più tecnologia, più cose, più strumenti, prima ce n'era meno, di molto meno, pure come equipaggi erano di più con personale. È stata un'evoluzione, sì, perché credo che comunque ogni anno ci siano nuove regole da seguire, per cui qualcosa, un'evoluzione c'è stata sia nella pesca che nelle regole. In fondo noi siamo patron di pesca, non è che siamo formati, non abbiamo una formazione per quanto riguarda tutte le regole dell'ICAT, per cui siamo autodidatti e è chiaro che ci appoggiamo a chi di regole ne sa più di noi per poter magari nella compilazione dei documenti. Comunque io ho provato pure il ragazzo abbastanza adeguato, che mi hanno aiutato pure, perché io non so parlare inglese. Incontrando certe navi che parlano soltanto inglese, mi hanno aiutato pure. Quest'anno abbiamo fatto un training, è stato il primo anno che ho fatto un training. Diciamo che per avere una piccola istruzione in merito alla compilazione dei documenti, perché poi alla fine per quanto riguarda l'ICAT è la compilazione del documento dei vari, ma neanche dell'ITD, perché noi dobbiamo solo registrare, non è compito nostro compilare gli ITD o i BSD o quello che sia. Noi ci limitiamo a ricevere le informazioni, oltre al pesce, e a registrarle sui nostri registri ICAT, tenendo conto dei vari passaggi, delle varie cose, di modo da essere, in modo da accompagnare sempre la gabbia con la giusta documentazione. Once the cage is delivered to the farm, where the tunas will be fed and prepared for harvesting procedures, the observer goes onto land to meet the staff for a debriefing. Allora Alessio, per ricapitolare, il tuo deployment è iniziato il 24.05 ed è terminato il 4 di luglio. Sei partito da Valletta e ritornato a Marsash Loch per un totale di 42 giorni, giusto? Confermo. Adesso ti farò tutta una serie di domande su vari parametri per valutare la tua esperienza e mi dovrai rispondere dando un voto da 0 a 10 per ogni parametro, e dove 0 è inaccettabile, 6 sufficiente, 10 eccellente. Iniziamo con le condizioni della barca. Come valuteresti la manutenzione da 0 a 10? Piuttosto dolente la manutenzione, la qualità dell'imbarcazione, quindi darò un 2 alla manutenzione. La zona della sala macchine, perdite di olio, un po' di igiene e la sicurezza a bordo. E la tua sistemazione? La sistemazione, io ho avuto fortunatamente una cuccetta singola, quindi su questo darò un 7. Come valuteresti il teamwork che avete svolto assieme? 11. Davvero hanno alleviato questa crociera. Rispetto della figura dell'osservatore? Anche qui devo dare 10, perché conoscevano il ruolo anche se non erano a conoscenza della raccomandazione. Lì catto qualsiasi voglia raccomandazione, eccetera, però avevano sempre un rispetto verso me e la figura. Quindi domandavano e chiedevano qualsiasi cosa, come io lo facevo per loro, quindi è eccepibile. Come valuti il servizio COFRE Pesce Atlantis e Oceanis? Comunicazioni? 10. Ogni qualvolta ho avuto un dubbio, ho trovato una risposta. Anche nei problemi sono stati chiari
prima dell'imbarco, durante l'imbarco, quindi massimo. Well, there's been a lot of updating since Oceanic is taking ahead. There have been a major improvements. Recently we have delivered a course on PSSR together with Oceanic SRL to inspectors of fisheries in Libya. So we all have the same kind of safety training. Plus, we have our safety equipment, which is vital important. So the company has our safety at risk also. I've been on vessels that weren't so much good, but after they were checked by Oceanics, they were upgraded. Malta è stata un attimino sempre considerato il cuore pulsante di questa attività che riguarda il pesca d'autunno, grazie al fatto che quest'isola sono tra gli allevamenti più importanti del mantenimento in gabbia di questo prodotto che andava preservato. Noi nasciamo con un'attività ormai ventennale che segue questa linea guida nel rispetto della filiera e la sostenibilità. Tutti questi fattori ci hanno reso nel tempo un pochino tesignani nel processo del rispetto delle regole e per tale motivo ci ha permesso di avere una conoscenza approfondita di tutto il Mediterraneo. Abbiamo sviluppato un sistema molto pratico in termini della rete di osservatori nazionali sul territorio nazionale. Questo ci ha permesso di poter monitorare una frequenza molto molto importante degli sbarchi relativi alle specie di tonno rosso e pesce spada e quindi di avere un dataset di informazioni molto importante. Vi è un altro fattore determinante, quello di poter unire i dati raccolti attraverso anche poi studi scientifici, specifici, fatti ovviamente da professionisti che collaborano con noi. Questo che cosa ci ha permesso? Ci ha permesso di strutturare dei lavori, dei paper che vengono presentati annualmente all'SCRS, che è il comitato scientifico dell'AICAT. Abbiamo raddoppiato i dati raccolti tra Italia e Malta, quindi questo dato incomincia ad avere un senso di considerazione scientifica che sta iniziando a funzionare. E quest'anno abbiamo avuto anche la bella notizia che uno dei nostri lavori, in particolare sul pesce spada, è stato accettato in commissione da discutere a breve. Abbiamo iniziato anche a fare formazione in Libia, in Albania. Abbiamo sviluppato programma di osservazione futura in Cipro. Abbiamo avviato processi di carattere scientifico anche con l'Egitto, con la speranza che si riesca a determinare un'attività di programmi di osservazioni che non si limiti al tonno, al pesce spada, ai grandi pelagici, ma per il rispetto dell'ambiente, del mondo, dell'equilibrio biologico, sarà necessario, e io me lo auguro, che questa attività possa essere sviluppata in tutte le specie. When I see from where we took off to where we are now, the level of professionalism definitely has been elevated. And then we have a very good set of national observers which are trained, properly trained, and mainly know their job and to the benefit of the Department of Fisheries and Aquaculture and of course Malta, which has enhanced our program. The main achievement to still reach lays on the health and safety issue of the observers and all the crew on board the vessels. Quest'anno è stato sviluppato tutto, come ben sai, online e ovviamente
ci riteniamo soddisfatti, ma c'è bisogno di migliorare. Su che cosa? Sulla parte pratica. Purtroppo la modalità online non ti dà questa possibilità e quindi c'è bisogno di fare uno sforzo maggiore. Speriamo che la situazione migliori in termini di protocolli e di emergenza da Covid, in modo tale da poter ottemperare a questa carenza per quanto riguarda il gruppo vecchio di osservatori che vorrà partecipare alle prossime campagne, e per i nuovi di ritornare un po' ai percorsi formativi di qualche anno fa, dove oltre alla parte teorica si associava una parte pratica di raccolta dati, di campionamento biologico, che ci ha permesso di strutturare appunto una squadra pronta e stabile sia sul territorio italiano e a Malta per lo sviluppo appunto di attività scientifiche a supporto sia a livello nazionale che a livello internazionale di AICA. Quindi ho visto proprio che c'era collaborazione, che e soprattutto professionalità e serietà, che non è una cosa scontata assolutamente, e la voglia appunto di rinnovare e di cercare giovani. C'è stata appunto una valutazione nella mia persona, della mia ovviamente esperienza professionale, e si è deciso di collaborare insieme. E quindi questo sì, è stato assolutamente un punto a favore che mi ha portato nel giro di poco tempo a decidere appunto di partire per questa nuova esperienza. Io la definisco un'esperienza dolce, perché alla fine era uno specchio, era un po' come il mare, uno specchio. Quando i primi 2-3 giorni di adattamento erano duri, allora ti sembrava tutto molto più... era quasi un inferno. Mentre ti adattavi cominciava a cambiare, poi dopo 15-20 giorni diventava dolce, diventava lieve questa esperienza, anche perché bisogna prenderla come un'avventura, come una cosa da cui imparare. È stata un'esperienza che mi ha formato. Fa riflettere molto, però mi ha segnato. L'importante è che i risultati, la determinazione, il lavoro e i giovani che partecipano a queste attività ormai hanno bisogno solo della determinazione di una rotta da seguire, che per quanto mi riguarda, come dire, ne ho la competenza. Per il resto le teste, le braccia e le gambe devono essere giovani ed innovative al fine di poter raggiungere questi obiettivi, che sarà il futuro del mare, dell'ambiente, della biomassa e del lavoro soprattutto di questi anni. Vendrà il giorno e questo non sorprende più. Ma il futuro della pesca non c'è più, futuro della pesca. Sicuramente dell'ambiente, tutte, del re, di tutto, per il giorno e questo non sorprende più. Dobbiamo combattere quello status quo. Perché ci sono cose da cambiare che gli altri non vogliono che cambino, ma deve cambiare per anche il loro bene, capisci? Perché questo è il problema, per me è questo. E c'è da cambiare, sì, c'è da cambiare. I mean, especially for the environment, a lot of things have changed. We're getting aware. We're doing things. We've started.